Ancora una volta l'intuitività di Apple si fa sentire e si riconosce in una nuova forma, questa volta, che è quella dell'iPad. Cosa ci racconti dell'iPad? Ma posso raccontare quello che è stato un amore a prima vista, perché poi alla fine sono un utente Macintosh da tantissimi anni e quindi ormai diventa quasi naturale prendere e provare queste nuove idee che Apple lancia ogni tanto, aprendo anche poi strade completamente nuove e innovative, come dici tu. E iPad è stato comunque quello che un po' mi ha aiutato a rendermi ancora più leggero nel mio approccio poi con i computer e con l'informatica in generale. Certo, quali sono le caratteristiche che lo fanno differire da un portatile piuttosto che da un telefonino? Ma passiamo prima la differenza tra l'iPad e un portatile. L'iPad non costituisce una categoria a sé stante, non può essere paragonato né a un portatile né ovviamente a un telefonino né a nessun'altra categoria poi di computer, se vogliamo usare questo termine. E costituisce una novità nel settore ovviamente dell'informatica, va forse un po' a sostituire quello che sono i netbook, quello che è stato un po' un tentativo di rendere piccolo quello che invece i computer ci portavano a usare più in grande, e lo sostituisce secondo me egregiamente, in maniera abbastanza consona. Certo, tu prima fuori camera ci raccontavi di quanto è importante approcciarsi a questa tipologia di strumenti con un'idea ben precisa di quello di cui si ha bisogno. Sì, secondo me è essenziale, un po' la filosofia che non è mia, è ovviamente anche una filosofia più diffusa, si parla oggi di minimalismo a livello informatico, ma anche e soprattutto il classico motto di Apple, dopo il pensa differente, è arrivato anche e fallo anche in maniera poi accessibile, veloce, semplice, rendilo semplice. E iPad si colloca proprio da questo punto di vista al top della fruibilità e dell'accessibilità. Se come nel 90% della nostra quotidianità abbiamo bisogno solo di leggere la posta elettronica, consultare internet, le nostre news, o i siti che seguiamo per la maggior parte, Facebook, Twitter, questo social network, iPad lo fa benissimo e sostituisce benissimo un computer. Certo, sicuramente, come dire, il motto di Apple in questi anni è stato fidelizzare i propri clienti e un po' c'è riuscita. Beh, sicuramente ha creato una bella cerchia di appassionati, di fedeli, che si sta allargando sempre più, perché oggi possiamo vedere sotto gli occhi di tutti quanto spazio è stato dato prima all'iPhone a livello pubblicitario, ma non come pubblicità sui giornali, nel senso pagata da Apple, pubblicità indiretta di tutti i servizi che le varie riviste, testate, giornalistiche hanno dedicato ad iPhone e poi ad iPad. Certo. Senti Stefano, ci fai un po' viaggiare con te nel mondo dell'iPad? Ci racconti qualcosina di quelle che sono le funzionalità? Beh, quello che vedete qui è un iPad ovviamente sotto custodia, perché ovviamente l'iPad è ancora molto più sottile di quello che può sembrare, ma la prima necessità è quello poi di proteggerlo proprio per la sua leggerezza. E quanto è sottile? Quanto pesa? Pesa solo 700 grammi, che possono essere tanti, ma poi alla fine diventano pochissimi, considerando tutto quello che poi ci mettiamo dentro. E ovviamente possiamo controllare la nostra posta elettronica, andare tranquillamente a rispondere all'email dei nostri amici o anche di ufficio, di lavoro, si può combinare entrambi poi con molta comodità, oppure navigare su internet. E, apriamo per esempio un sito a caso, che è quello di Salento Web TV, lo facciamo vedere così ci credono. Ovviamente siamo collegati in wifi e questo ci dà anche la velocità necessaria poi per navigare, oppure possiamo scrivere poi una lettera con Word, o un documento, un appunto, una nota, leggere un ebook tramite sia l'applicativo di Apple o anche tramite il Kindle di Amazon, per fare un esempio, e via dicendo, fino poi alla parte più ludica, quella dei giochi o vedere filmati, ascoltare musica. Parlavamo prima anche di una differenza, no? La modalità di visualizzazione anche per esempio dei quotidiani rispetto a quella che invece è la visualizzazione normale su un iPhone. Sì, è molto interessante, come anche se non c'è molta, come devo dire, fantasia in quello che i vari quotidiani italiani hanno realizzato, però comunque è molto comodo. Quello che sto aprendo è l'applicazione del Corriere della Sera, lo facciamo vedere anche a chi ci guarda
Ovviamente la comodità anche dell'iPad, che è un 10 pollici, è quello di avere anche la rotazione dello schermo tramite sensore, quindi ci permette una lettura ovviamente poi molto diversificata. E questo ovviamente ci permette di consultare i nostri quotidiani anche nella versione che poi esce in edicola. Si trova Corriere, Repubblica, Internazionale, o si può andare poi sui siti online del Sole 24 Ore, certo, del Quotidiano e via dicendo. Ma c'è una versione per iPad di questi siti? Sì. E quanti molti, in Italia effettivamente? Hanno ottimizzato la visione dei loro siti ovviamente all'iPad. Certo. Tu prima ci dicevi anche di quanto è possibile ed è semplice collegarsi a internet. Tu in realtà hai una versione senza scheda. Sì, sono scelte poi che si devono adattare a quelle che sono le necessità un po' di tutti i giorni di ciascuno di noi. Io ho la fortuna di avere una DSL sia in ufficio che a casa con wifi, e quindi la maggior parte del tempo la passo lì e utilizzo la comodità e la velocità ovviamente di una rete a DSL. Quando sono fuori ho bisogno di consultare internet, e devo dire che una volta che hai la pad non usi più nient'altro, perché tutto il resto ti sembra troppo piccolo. Ci sono comunque, la tecnologia ci mette a disposizione tante cose, tipo quella che utilizzo io, che è un modem wifi su rete cellulare, che poi può essere utilizzato con qualunque computer, quindi comodità. Qual è il costo dell'iPad? L'iPad esiste in tre versioni, se ricordo bene, tre versioni wifi e tre versioni anche con rete 3G, quindi con SIM incorporata. Si parte da 499 euro per il modello più economico, più piccolo, fino ad arrivare al massimo di? Credo 799. Va bene Stefano, noi ti ringraziamo per questa chiacchierata interessante. Cosa consiglieresti, diciamo, a chi ha intenzione di comprare un iPad? Ma quello che faccio io sempre prima di ogni acquisto, comunque, di andare da un rivenditore, provarlo, perché se poi è qualcosa che piace sicuramente poi ci si troverà anche meglio dopo. Va bene, grazie. Grazie a voi.